un grande approccio, un ottimo primo tempo e lì probabilmente avete posto le basi per questo successo. Hai detto bene, primo tempo ho giocato bene da parte nostra con la giusta mentalità, siamo stati bravi a prenderli alti, sapendo che loro giocavano la palla da dietro, siamo stati capaci di non farli giocare, anche perché in settimana col mister abbiamo preparato nei mini dettagli questa partita. Diciamo, per noi è stata una partita dai due volti. Primo tempo, come hai detto tu, ho giocato bene bene, secondo tempo ci siamo un po' abbassati, forse perché per timore, perché quando vinci 2-0 inconsciamente subentra un po' di paura. Però alla fine va bene così, per noi l'importante era ottenere questi tre punti. Bella la prima rete, sulla seconda invece una deviazione decisiva del loro capitano. Sì, il primo gol è stata una bella azione. Il secondo gol non l'ho visto bene, però se non erro è stata un'autorete da parte del loro centrale, del capitano. Pure le palle inattive in settimana il mister ci ha martellato, perché ci aveva detto che loro avevano preso parecchi gol su palle inattive. Siamo stati bravi a far gol. Quando dopo un'ora avete un po' tirato il fiato, è stato bravissimo Ingrassia, insomma almeno due interventi sì, davvero degni di nota. Ho fatto i complimenti a Peppe perché ha messo due pezze su due conclusioni molto difficili da parare, ma d'altronde lui fa parte del reparto difensivo, una volta mette una pezza la metto io, una volta la mette lui, e l'importante una volta la mette pure Cassero come Acquaviva. Il nostro è un gruppo abbastanza compatto e niente, per noi era importante non prendere gol, ci siamo riusciti quest'oggi. Qual è il bilancio di questo girone d'andata, che comunque il Due Torri chiude in una discreta posizione con un margine su alcune dirette concorrenti? Penso che gli obiettivi della società erano la salvezza. Siamo a 22 punti, siamo a metà dell'opera, però noi culliamo un altro piccolo sogno, oltre a quello della salvezza, cercare di raggiungere... vabbè, questo poi si vedrà giornata dopo giornata, ma noi ci culliamo, abbiamo un sogno nel cassetto che poi alla fine speriamo di raggiungere, che è quello del quinto posto, la zona playoff. Ci sono formazioni alle spalle che si stanno potenziando, come vedi questa lotta salvezza? Sì, girone di ritorno inizia un altro campionato. Vedi la Tagher che va a vincere fuori casa, la Batti Pagliese che parecchi giocatori hanno lasciato, quindi ora giocherà tutte le partite con la Juniores, Sorrento ahimè pure c'ha dei grossissimi problemi, quindi ora io penso che a gennaio e febbraio dirà la verità chi potrà salvarsi e chi farà un campionato di vertice. Ancora siamo all'inizio, vedremo quello che succederà. Un bilancio invece personale del tuo campionato? Ma personale, io sono arrivato qua a Iaca da 3 settimane e ancora non posso tirare nessun tipo di bilancio, i bilanci si fanno comunque alla fine. Spero di dare il mio contributo, metterò a disposizione la mia esperienza, anche perché il nostro è un gruppo parecchio giovane e niente, speriamo bene. We'll be right back.